Le Highlands, le alte terre del nord, ora sono tranquille. Ma non è sempre stato così. Non è passato molto tempo da quando il rullo dei tamburi risuonava nelle valli. Il principe Carlo Edoardo era tornato dalla Francia a reclamare il trono inglese per la casa degli Stuart. Nelle Highlands gli uomini disotterrarono le grandi spade a doppio taglio e accorsero intorno alla sua bandiera. Altri uomini restarono fedeli al re inglese. Si scontrarono in campo aperto a Culloden Moor. Io sono un lowlander, un abitante delle terre basse del centro e non c'ero, ma l'ho sentito raccontare molte e molte volte. Recatevi da mio padre il re. Ditegli che il pretendente al trono inglese è stato disfatto oggi a Culloden Moor e che il bravo principe Charlie, come si fa chiamare, è in fuga sui monti. Ditegli che ora non ci rimane che iniziare l'azione delle Highlands e che i suoi soldati sono già là. Portate questa ambasciata al re Giorgio e ditegli inoltre che abbiamo preso buona nota che ieri la parola d'ordine dei ribelli era di non darci quartiere e pertanto non possono aspettarsi di averne da noi. Porremo fine a questa follia una volta per tutte in modo che il ribelle spirito dei clan non disturbi mai più la pace dei nostri due paesi. Il tumore verrà estirpato col ferro e col fuoco. E mai più i presuntuosi Stuart potranno avanzare pretese sul trono britannico. La loro incosciente avventura è finita. Hanno azzardato e hanno perso. Informate mio padre che più di 3.000 prigionieri sono in marcia per Edimburgo per essere gettati in carcere in attesa di essere deportati o impiccati. Aiutate! Non ci saranno più insurrezioni in Scozia. Coraggio, maledetti! Su! Cammina! Su, coraggio! Volete camminare? Fino a marzo, avanti!
Coraggio, bastardi! Su, avanti, avanti! Su, non fermarti, su! Alzati! Avanti, cammina! Cammina tu! Vai! Questa è la casa di Shaws? Sì, certo. Ho con me una lettera per il signore Ebenezer Balfour. Posala sui gradini dell'uscio e vattene. Non ci penso neanche. Io la consegnerò al signor Balfour e a nessun altro. È una lettera di presentazione. Ma tu chi sei? Sono David Balfour. David Balfour? Tuo padre è morto allora? Sì, senza dubbio deve essere morto. Aspetta! Adesso scendo ad aprirti. Su, entra. Non toccare niente. Immagino che tu abbia fame. Vuoi il porridge? Non vorrei privarvi della vostra cena. Ah, non fa niente. A me basta la birra. Vediamo questa lettera. Ve l'ho detto, è per il signor Balfour. E io chi credi che sia? Coraggio, dammi la lettera di Alessandro e mangia quel porridge. Voi siete mio zio, allora. Sì, e tu sei il mio unico nipote. Lo vuoi o no, quel porridge? Tuo padre è morto da molto? 3 anni. E mia madre 3 anni prima di lui. Che grande disgrazia. Povero ragazzo. Povero ragazzo. Hai circa 18 anni, vero? Esatti. Il signor Campbell, il ministro che mi ospitò quando mio padre morì, mi ha dato quella lettera quando li ho compiuti. L'aveva avuta da mio padre. Già, sicuro, sicuro. È tutto quello che mangi? Non posso vedere sprechi. Tu non sapevi niente di me o della casa di Shaws prima di venire qua? No, zio. E neanche quei tuoi amici Campbell ne sapevano niente? No, zio. E non hai proprio nessuno al mondo? A parte me, voglio dire. Beh, David, ragazzo mio, hai fatto bene a venire da tuo zio Ebenezer. Io ho un gran concetto della famiglia, farò quel che posso per te. Lo farò, costi quello che costi. La questione ora è che professione scegliere. O ministro del culto, o avvocato, o... Beh, ragazzo mio, di tutto questo ne discuteremo domattina. Ora avrai bisogno di un buon letto. Prendi questa chiave. Troverai una camera in cima alla torre. Da quella porta lì. Non potrai sbagliare. Buonanotte, zio. Vorrei una candela. Niente candele. Non tollero lumi accesi in casa. Ho una paura morbosa degli incendi. Tienti vicino al muro.
e non aver paura. Buonanotte, ragazzo mio. Io non manco di nulla, in pascoli d'erbe fresche mi fa riposare. Oh, Padre nostro che sei nei cieli, sia benedetto il nome tuo, venga il re. David, sei vivo. Se lo sono, non lo devo certo a te. Alzati. David, no, il mio povero cuore, la mia medicina, David, la bottiglia blu. Sullo scaffale. Ho ancora un po' di medicina. No, finché non saprò perché l'hai fatto. David, non sarai così crudele da negare la medicina a un malato. Dammi la bottiglia e me ne andrò subito a letto. Ti dirò tutto domattina, te lo giuro. E va bene. Prenditi la tua medicina e vattene a letto, ma io dormirò qui vicino al fuoco e domattina faremo i conti. D'accordo. Sei un bravo ragazzo, David. Un bravo ragazzo. Non tenere il fuoco acceso per tutta la notte. È un terribile spreco di legna. Ragazzo mio, questo è il capitano Season. Lui e io facciamo un po' di commercio con le Indie occidentali. Bene, bene. Dunque è questo il giovanotto. Ha l'aria svelta, signor Balfour. Un ragazzo che si farà onore, ve lo dico io. E un giovanotto fortunato anche. Fortunato, signore. Vostro zio mi ha detto ora che desidera che i profitti di questo viaggio vi siano dati per crearvi una base di partenza degna di voi. In mare. È l'unico posto in cui potresti andare in fondo al medesimo. Quindi calmati o ti dovrò far chiudere nella stiva.
Dove mi state portando? Dove mi state portando? Siamo in viaggio per le Caroline. Avanti, ora siediti e bevi un po' di rum. Perché mi portate alle Caroline? Sarai ceduto come lavoratore coatto a una piantagione. Schiavo? Sì, se preferisci chiamare le cose col loro nome. Ma perché? Perché? Per il denaro, ecco perché. Vedo che si è ripreso. Sì, era una cosa da niente. Ci potrà servire da ragazzo di camera. Portatelo inquadrato, signor Riac, e fategli vedere quali saranno i suoi doveri. Va bene. Vieni. Su, va. Qualche uomo in ascolto? Tutti. Pronti a dare l'allarme al minimo rumor di frangenti. C'è pericolo di finire sugli scogli, signor Riac? No, ragazzo, nessunissimo. Hai parlato troppo presto. No, signore, forse abbiamo investito una barca. Su, coraggio, di qua. Medico, non siete quelli che volevo. E non solo non siete quelli che volevo, ma avete affondato anche la mia barca. Stavate aspettando una nave d'un altro genere? Infatti. Francese, magari. Avreste qualche obiezione in proposito? Oh, nessuna. In linea di principio. Nessuna in linea di... O forse davanti un leale suddito di re Giorgio che sente odor di sterline? Non sono un ribelle legittimista. Tuttavia mi commuovo quando vedo un uomo con le spalle al muro. Ah, davvero? Beh, allora, la vostra commozione e il mio denaro incontrandosi potrebbero combinare un buon affare. Venite inquadrato. Porta un po' di cena a questo gentiluomo, David. Eravate diretto in Francia? Esatto. Se mi ci portate, vi pagherò bene. Io sono diretto alle Caroline. Allora, 20 guinee per sbarcarmi a Loch Lynn. Vediamo il denaro prima. Di quelle affare fatto. Per chi mi prendete? Per un perfetto cretino? Allora vi consegnerò i soldati. Ah, bene. Se volete metterla su questo piano. Ah, 20 guinee, non se ne parli più. Diamoci la mano. Ora sedetevi e mangiate qualcosa. Venite, signor Riac. Avete combattuto a Calò del Muar? Certo, ero anch'io a Calò del Muar. Siete stati in Francia altre volte? Ho vissuto in Francia 5 anni per raccogliere armi e denaro. Ma questa volta non ci resterò molto.
Questa bottiglia è vuota. Vado a chiedere le chiavi. Non dovevamo mai metterlo nel quadrato. Sempre pieno del senno di poi, signor Jack. Come facevo a sapere che era imbottito di monete d'oro? Silenzio. Capitano, quel gentiluomo desidera del rum e la bottiglia è vuota. Posso avere la chiave? Ecco la buona occasione. Lui può entrare dove noi non possiamo. Vieni qua. Vieni qua, ragazzo. Quell'uomo è un nemico giurato di Re Giorgio, un pericolo per questa nave. E bisogna eliminarlo. Tu lo farai per Re Giorgio, non è vero, David? Ma naturale che lo farai. Certo. Il guaio è che tutte le armi da fuoco sono in quadrato. Ma tu puoi prendere un paio di pistole e un corno di polvere senza che lui se ne accorga. Poi ci sarà un mucchietto di guinee d'oro anche per te. Prendi. Capito? Cosa hai da fissarmi così ora? Vi vogliono uccidere. Mi hanno mandato qui a prendere le pistole. Sono in molti? 15. 15? Beh, a questo non c'è rimedio. Tu resti al mio fianco? Sì, io sono con voi. Hai le chiavi del ripostiglio delle pistole? Tirale fuori e caricale. Ah, lascia la porta aperta. Preferisco avere la visuale libera. Va sulla cuccetta. Sorveglia l'osteriggio. Io sorveglierò la porta. È un po' stretto qua dentro per questa spada. La dovrò usare di punta. Un vero peccato. Io preferisco il taglio da buon Highlander. Ah, non sparare nella mia direzione finché resto in piedi. Combatto meglio senza buchi nella testa. Io ho detto che ero con voi, non che ero un gran tiratore. Come ti chiami? David Balfour, di Shaws. Ah, di Shaws, eh? Beh, io mi chiamo Alan Breck e ho il diritto di aggiungerci il nome del re. Alan Breck Stewart. Ma preferisco il semplice Breck. Che fate? È così che ricambiate l'ospitalità? La vostra non merita altro. Non dimenticherò questo scherzo, David. Attento all'osteriggio. L'osteriggio. Attento all'osteriggio.
Ti dico, non sono un buon combattente. Quello è il signor Riak. Già, lo era, per meglio dire. Non è ancora finita. Ci riproveranno. Ricarica le pistole. Devi. Che cos'è? Non c'è nessuno alla ruota. Il timone sbatte di qua e di là. Valgono poco anche come marinai. Non sono che un branco di vili Campbell traditori. L'amico di mio padre era un Campbell ed è stato un amico per me. Non vuol dire niente. Tu sei un Lowlander. Chiedi a un Highlander ciò che pensa di un Campbell e dovrà sputare prima di rispondere. Ehi, voi là sotto. Cosa volete? Vengo a proporvi una tregua. Mettetela giù, non mi è rimasta abbastanza gente per governare la nave. Alan, attento! David! David! David, svegliati! Svegliati! Sei ancora intero? Avanti, massaggiati, 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 massaggiati. Coraggio, così. Credevo che tu fossi affogato. No, l'acqua e io non ci prendiamo. Sono nato per finire impiccato, non affogato. Non c'è segno degli altri. Dove siamo? Sulle terre dei Campbell. Un brutto guaio. Ascolta, David. Io sono un ribelle e non c'è un luogo di qui alla Francia che per me sia sicuro. Quindi devo trovare una nave e questo significa andare a Edimburgo. Ora di qua, a Edimburgo, ci sono 100 miglia di brughiera con un soldato inglese dietro ogni roccia. E se mi acchiappano, arresteranno anche te. Quindi credo che sia meglio dividerci e viaggiare da soli. Ma devo andare anch'io a Edimburgo. Ho un conto da sistemare con mio zio. Tuo zio? Sì. Mi ha fatto rapire da quel suo capitano e voglio sapere perché. Non sei stato molto fortunato con i tuoi parenti, eh? Ragiona di più per essere cauto nella scelta degli amici. Io da solo non saprei come arrivarci a Edimburgo. Sì, è vero. I Lowlanders non hanno il senso della direzione. Beh, allora resta con me finché non arriveremo da mio cugino James Stewart. Lui ci darà viveri e denaro per andare avanti.
Ho perso la mia borsa nel naufragio. Su, coraggio. In piedi. Ascoltami bene. Quando dico corri, tu corri. Quando dico nasconditi, tu ti nascondi, capito? La nostra vita sarà quella di un cervo inseguito. Coraggio, David. Andiamo. Francia è un magnifico posto, ma quando ci sono ho una gran nostalgia dei nostri laghi. Andiamo. È gente di Culloden che si è rifugiata sulle colline. Forse troveremo qualcosa da mangiare. Mango Campbell. Cuginetta, quanti giorni tristi sono passati dall'ultima volta. E ne passeranno altri prima che tornino quelli felici. Ti credevo in viaggio per la Francia. Ero in viaggio. E avrei fatto una brutta fine a bordo di quella nave. Se non fosse stato per questo gentiluomo. David Balfour di Shaws. Un Lowlander? Sì. Ma un uomo coraggioso come pochi e un amico leale. Benvenuto nella nostra casa, signor Balfour. Vorrei avervi conosciuto in tempi migliori. Questa è mia figlia, Catriona. Che stai facendo, uomo? Getti terra su delle buone armi? Fasciale prima di sotterrarle. Non ha nessuna importanza, Alan. Non ci serviranno più quei fucili. Forse non a te, James Stewart. Ma c'è chi ne avrà bisogno un giorno. Fasciale bene. Non verrà mai quel giorno, ti dico. C'è un re legittimo esule sulla sua terra, sostenuto solo dal pensiero del giorno in cui tornerà. Sì, lo so. Lo incontrai 8 mesi fa quando sbarcò e gli dissi che non avevamo bisogno di lui, di tornare a casa. Rispose: sono a casa. E tutti applaudirono. Sì, un principe valoroso. Un giovanotto sventato che conosce la Scozia meno del re inglese.
Fate quello che ho detto. Muovetevi. La prossima volta sarà diverso. Lo vuoi capire che non ci sarà una prossima volta? Chi ha una causa persa la sua. Questo era già chiaro prima di Culloden. Perciò lo lasciai e feci pace con gli inglesi. Volesse Dio che tutti i miei parenti avessero fatto lo stesso. E voltato le spalle al loro re? Che cosa se ne fanno di un re nato in Francia? Porta il nome degli Stuart. Sì, e anche tu, e io, e tanti altri che conoscono molto meglio di lui la Scozia. È valoroso e gli sta a cuore il suo popolo. Davvero? Tu lo credi? Allora dimmi una cosa, Lambrecht, sinceramente. Gli uomini mangiarono prima della battaglia? Ebbero qualcosa per riempirsi la pancia? Perché io so che avevano digiunato il giorno avanti e anche la sera del precedente. Inutile. Leggo la risposta sul tuo viso. Non fu colpa del principe. I viveri furono lasciati a Inverness. Già, i loro però, non i suoi. Non è la pancia piena la forza dei nostri uomini. È il loro cuore di Highlanders, la loro fedeltà al clan e al suo capo. Hai dimenticato anche questo, James? No, non l'ho dimenticato, ma non ne abuserò mai. Non costringerò i miei a pagare una tassa ad un re in Inghilterra e un'altra per mantenere un re esule in Francia. Né li forzerò a scendere di nuovo in campo ad affrontare i cannoni inglesi. È stato versato troppo sangue per la causa degli Stuart. Il ragazzo è morto di stanchezza. Catrione, conducilo nel granaio e preparagli un letto. Buonanotte, signor Stuart. Buonanotte, signore. E grazie di essere stato a fianco di mio cugino quando aveva bisogno di un amico. E ora, Alan, avrai bisogno di denaro per arrivare a Edimburgo. Sì. E di una spada. E di una pistola. Se ciò non è contrario ai tuoi nuovissimi scrupoli. Avrai tutte e tre le cose. Have you known Alan long? He's my born cousin. Though I've only seen him three times. I was just 12 the first time. He gave me a ride on his big grey, and we raced across the heather as if all the devils were after us. And him with that bonny laugh. He has no fear, Alan Breck. Those were the good days. There was enough food, and the bairns weren't always crying like now. And we had our men. Aye, and our pride. But Mr. Balfour, Alan Breck will bring those days back. Maybe. Though your father... My father has seen the starving and too much of the killing. But don't think that he wouldn't have it as it was, if he could. There. That'll do you. Shall I see you in the morning? I don't suppose so. Alan will be wanting to leave at dawn. Why? Was there something special he had to say to me? Then I bid you good night and a good journey.
soldati. Svelto, avverti James. Corri. I soldati. Li ho visti. Mango Campbell. In nome del re! James Stewart! Forse vogliono solo dei viveri. Cercherò di mandarli via. Caduto con il volto pieno di sangue. Oh, Katie, cara. Non voglio abbandonarlo, Alan. Devo tornare indietro. Non puoi tornare indietro. Ti faresti uccidere. Chi può aver fatto una simile idiozia? Uccidere Mango Campbell? Non è poi stata un'idiozia così grande. No, no, ragazzo, non guardare me. Ne ho avuto la tentazione. Questo non lo nego. Coraggio, in piedi. I soldati non possono essere lontani. Andiamo.
No, Mango Campbell è stato ucciso, tu dici? Beh, nessuno lo rimpiangerà, a parte forse quel cane che gli ha dato la vita. Ma mi dispiace sentire di vostro padre, Miss Stewart. Potete restare con noi finché sarà passato ogni pericolo. Ti sei sistemato bene qua dentro. Sì. Ma sì, sarà un soggiorno piuttosto lungo a quel che prevedo. Cosa può indurti a vivere in una caverna quando potresti tornare in Francia con me? Tu sei un guerriero e basta, Alan. Tu sei nato per questo e non conosci altra vita. Che ne direste di una partitina a carte, signor Balfour? Come puoi star lì a giocare a carte invece di lottare per la restaurazione? Ti dimentichi che sono stato in Francia dopo l'insurrezione di 30 anni fa. Allora era diverso. Già, certo. È sempre diverso. Ma io rammento i miei anni di esilio. Tu non eri che un ragazzino affascinato dai racconti della grande insurrezione che faceva tuo padre. Racconti di gesta eroiche. Ah. E ti ha detto dei capi Highlanders che giravano per Parigi tronfi come tacchini, bevendo e litigando sulla data del prossimo ritorno. Te l'ha raccontato? Ti ha raccontato come sono morti? Vecchi soli e abbandonati in camere d'affitto senza ormai neanche il rispetto delle cameriere. Ti ha detto questo? Allora non volete fare una partitina a carte, signor Balfour, per passare il tempo? No, mi hanno educato a considerare il gioco una cosa che non fa bene a nessuno, si perda o si vinca. Giovanotto, io non tollero lezioni di questo genere da uno sbarbatello come voi. Devo ricordarti, Clooney, che il signore è mio amico e rispondo io per lui? Chiunque in casa mia può fare quello che più gli aggrada. Il tuo amico può stare ritto sulla testa se crede, e se non sei ancora soddisfatto... possiamo andar fuori. È una promessa che ho fatto a mio padre, signor MacPherson. E poi sono stanco. Non dite altro. Va bene. Se avete bisogno di un letto, ne troverete là in fondo. E Alice? Procura un vestito per Miss Stewart. Non è dignitoso che vada in giro in quelle condizioni. Allora vuoi dare le carte, Clooney? Non fare quella faccia, David. So cavarmela anche con le carte. Signor Balfour, i vostri scrupoli vi fanno onore, ma non potete pretendere di imporli a tutta la Scozia. Io spero che tu sia un giocatore più abile di tuo padre, Alan Breck.
Da le carte, Clooney, e te ne accorgerai. Tu hai perso la fede. Ecco il tuo guaio. Può darsi. Certo, è stato un brutto colpo la sconfitta di Callotta. Potevamo vincere. Sono sicuro che potevamo vincere. Ne dubito. Ne ho dubitato quando ho visto l'artiglieria che gli inglesi avevano messo in campo. Ne ho dubitato quando ho visto lo schieramento che avevamo assunto noi. I dubbi. Tu sei pieno di dubbi. Questa presa è mia. Un Highlander in dubbio è ben povera cosa, Clooney. E in Francia che cos'è? Un gentiluomo straniero che chiacchiera di strane questioni politiche che nessuno capisce né vuol capire. Ci sei stato e lo hai visto tu stesso. Non possiamo trapiantare l'erica e pretendere che fiorisca nelle strade di Parigi. Ritorneremo, che tu sia con noi o meno. Se lo farete sarò con voi, certo. Ma fino a quel momento resterò qui. Mi accontenterò di uscire ogni tanto dalla mia caverna per respirare una boccata d'aria. La dolce profumata aria del mio paese. E giocare un po' a carte. Addio, Katie. Sii prudente. Vorrei poter restare con te. Restituitele ad Alan. Coraggio, ne avrete bisogno per arrivare a Edimburgo. Non crederete che voglia tenermi il denaro di gente nella vostra posizione. So, e in particolare di amici, poi. Già. Se perdono, voi gli restituite il denaro. Se vincono, si portano via il vostro. Non riesco a capire che senso abbia. Del resto, non ci riusciva neanche mio padre. Arrivederci, signor McPherson, e grazie. E se a me piace giocare a carte? Arrivederci, Miss Stewart. Arrivederci, David. Chissà che non ci si riveda. Chissà, può darsi. Che cos'è? Il denaro che hai perso. Gliel'hai chiesto tu? No, me l'ha restituito lui. Tientelo tu allora. Non voglio toccarlo quel denaro, neanche morto. Non avresti dovuto giocare allora. Non avevi il diritto di prenderlo. Ha vinto lealmente e il denaro era suo. Ma che senso c'era patir la fame da qui a Edimburgo? Al diavolo te e la tua pancia. Ma hai fatto fare la figura del pitocco con Clooney. Ecco cosa hai fatto. Io non ho mai sentito una cosa del genere. Riprendersi i soldi persi al gioco. Si vede che è un Campbell che t'ha levato. Questo è il guaio con voi, Lowlanders. Non avete orgoglio. Vendereste chiunque per poche miserabili monetine. Senti, ho fatto quello che avresti dovuto far tu se non fossi così orgoglioso. Lo sono. E ho ragione di esserlo. Io sono uno Stewart. Già, tu porti il nome del re. Molti altri ne ho visti e il meno che posso dire di loro è che non li sciuperebbe una buona lavata. Il nome del re! No, non posso farlo. Non posso. Scusami.
Ti ho chiesto scusa. Vuoi rimproverarmelo per tutta la vita? Cosa c'è da ridere? Non li sciuperebbe una buona lavata. Che razza di espressioni. Lo sai che neanche a te farebbe male? Alan! Potete aspettare un momento. Papà è vivo, ma gli inglesi l'hanno arrestato. Per cosa? Per l'uccisione di Mango Campbell. Ma non l'ha ucciso lui? Sì, lo so È a Edimburgo, ora devo venire con voi, Alan. Non gli faranno del male. Non piangere, non piangere. Tutto si aggiusterà. Su, vieni. Andiamo. Qua c'è una taglia di 200 sterline sulla tua testa. Potresti avere un po' di prudenza almeno per me, se non ce l'hai per te. La tua descrizione è su tutti i muri della città. Charlie, il mio nome è stato affisso su tutti i muri della Scozia per anni. Sì, ma è per l'assassinio di Mango Campbell che ti cercano. Tutto il paese in subbuglio. Ma hanno già arrestato James Stewart per questo. Sì, ma hanno visto anche lui sul posto e li impiccheranno insieme se lo trovano. James Stewart è innocente. E lo sapete da fonte sicura, naturalmente. Certo, la mia. Ero lì al suo fianco quando il colpo fu sparato. Sono venuto qui apposta per dirlo al Lord Procuratore. Mi state prendendo per il bavero? No, signore, affatto. Pensate di rendere una tal testimonianza al Lord Procuratore? Sì, certo. Ah, povero illuso, non ve lo permetterà mai. Io ho un'opinione un po' migliore del Lord Procuratore. Al diavolo il Lord Procuratore, sono i Campbell, giovanotto, i Campbell. Processeranno anche voi e vi impiccheranno come complici. Bevete un sorso. Sta attenta a quel che dici, Charlie. Il signor Balfour è un leale suddito di Re Giorgio. E ha dei Campbell per amici. E voi sarete la regina d'Inghilterra, immagino. Sono la figlia di James Stewart. Un'altra cugina? Me lo dovevo aspettare. Sentite, io sono un avvocato. A me piacciono i miei libri, la mia bottiglia e una partitina golf il pomeriggio della domenica. Cosa c'entro io con i vostri clan e i vostri spadoni? Oh, Charlie, vuoi rinnegare il tuo sangue? Che cosa? Lo sai tu quanti cugini sono passati da quest'ufficio prima di voi? Almeno 30. E tutte 30 le volte io ho rischiato di penzolare da una forca prima ancora che arrivassi tu. Se volete il mio consiglio, state lontano dal Lord Procuratore. Ma è un testimone. Non afferrate bene la situazione, Miss Stewart. Hanno in mano vostro padre ed è lui che impiccheranno. E anche voi, se tentate di testimoniare. Non nego ci sia qualche rischio. Rischio? Essere processato da un Campbell, giudicato da una giuria di Campbell? Questo non è un rischio, è una certezza assoluta. Ehi! Non c'è nessuno? Ah, è il mio aiuto, Andrew. Mandalo via. Senti, ha visto più ribelli nelle ultime settimane di quanti capelli hai in testa. Su, entra, Andrew. Zitto, zitto. Ho qui un cugino che ha bisogno di una nave per la Francia. Bene, ce n'è una domani pomeriggio. È Alan Breck. Sì, gli puoi trovare un nascondiglio? Non posso star qui? No, non puoi. Ce n'è già 30 di chiodi nella mia cassa. E sono stufo di sentir martellare. Allora? Può andare nella vecchia casa dall'altra parte del Queen's Ferry. E questi amici? C'è posto nella casa vicina alla mia. Ma ha il denaro per la nave? Ci sono rimaste solo 20 guinee in cassa. Accidenti. Quanto verrà a costare? Per lui? 50. 50 guinee?
Potrebbero incassarne 200 consegnandovi all'autorità. Vi fanno ancora un favore. Non riuscirò mai a trovare 30 guinee in così poco tempo. Lo so io dove si possono trovare. Aprite! Aprite o resterò qui a bussare tutta la notte. Aprite! Chi siete? Cosa volete? Il signor Balfour, vero? Sì, sì. Dite quel che avete da dire e andatevene. Sono venuto a parlarvi di una certa persona, David. David? Che cos'è per voi? Certi miei amici l'hanno trovato su una spiaggia, mezzo annegato, a mal. Hanno affrontato delle grandi spese per curarlo. Quindi se volete che torni a casa, dovete pagare. Non me ne importa niente e non desidero che torni a casa. Ah, lo sospettavo. Volete che sia ucciso? Beh, i miei amici sono pronti a farlo per un prezzo onesto. Io non voglio che sia ucciso. Chi ha raccontato questo? Ma, O'Season. E ha lasciato l'incarico a noi, visto che lui non è riuscito a mantenere i vostri patti e ad annegare il ragazzo. Abbassate la voce, per carità. Abbassate la voce. O'Season ha detto questo? Ha mentito. Io gli ho dato 20 guinee perché vendesse il ragazzo nelle Caroline e basta. Oh, come avrei potuto farlo uccidere? È mio nipote carnale. Io ho pagato perché lo rapissero. Grazie, zio. I miei amici ripeteranno in tribunale quello che hai detto. (ride) 26, 27, 28 guinee e pochi scellini. Non ci si arriva. È questo tutto quello che avete? Nient'altro. Avete messo sotto sopra tutta la mia casa. La vostra casa, vecchio furfante, la vostra casa dovrebbe essere la galera ed è lì che finirete. Speravo di morire prima che tu venissi a reclamare la tua eredità. Prendila, è tua. Non posso tenerla ora che tuo padre è morto. Era lui il maggiore, apparteneva a lui. E perché lasciò tutto a te? È una triste storia. Mi rubò la mia fidanzata e abbandonò tutto per fuggire con lei. Mi spezzarono il cuore. Avrei voluto morire. Ora non mi getterei mica in mezzo a una strada, vero, David? Puoi restare qui fino alla morte se lo desideri. Andrete da Charles Stewart, l'avvocato, domattina e rinuncerete nella dovuta forma a qualsiasi pretesa. Sì, certo. È giusto. Tuo padre è morto povero credendo che io fossi ricco. Ma era lui ricco. Ricco come io non fui mai. Sarà meglio andare, Alan. Beh, signore di Shaws, allora. Un ricco proprietario. Un feudatario, quasi. Addio, cuginetta. E non dimenticare la buona causa, perché io tornerò. Arrivederci, Alan. Che Dio ti assista. Mio cugino ha ragione. Sta lontano dal Lord Procuratore. Non puoi salvare James e non sopporterei di vederti penzolare al suo fianco. Sei un ottimo ribelle. Allora, ti aspetto domani. Introducete il signor Balfour adesso. Sì, milord. Signor Balfour, scusatemi, vi abbiamo fatto attendere troppo a lungo? Appena 4 ore, milord. Siamo molto occupati, signor Balfour, come avrete visto voi stesso. Non intendevo avanzare critiche, milord. Rispondevo alla vostra domanda. Beh, non sprechiamo altro tempo. Voi volevate vedermi per una questione importante? Sì, milord. Sono qui per impedire un errore giudiziario. Oh, questa è certamente una questione importante e questo è il posto più opportuno per trattarla. L'errore giudiziario al quale mi riferisco riguarda James Stewart. Non credo che ci sia errore giudiziario nel suo caso, signor Balfour. Ma non c'è ancora stato il processo. Come potete esservi già fatta un'opinione?
Credevo fosse stato voi a usare per primo l'espressione errore giudiziario. No, milord. Ho parlato solo di impedirne uno. Dovreste darvi all'avvocatura, signor Balfour. Ciò che intendo fare è appena messa a posto questa questioncella. Ho da poco acquistato un certo patrimonio. Oh, voglio sperare che questa questioncella non vi guasti la prospettiva di godervelo. Dunque, siete venuto qua per rendere una testimonianza. Sentiamola. Ma prima di cominciare, lasciate che vi avverta che non dovrete dire niente che esuli dalle domande che vi farò, capito? Ho capito. Ma non posso tacere dei fatti essenziali per mancanza della domanda giusta. Eravate presente nella casa di James Stewart quando fu commesso l'assassinio? Sì, milord. Eravate là per caso? In un certo senso. Stavo andando a piedi a Edimburgo e avevo bisogno d'aiuto. Non scrivete niente? Per ora non sono incline a considerare i fatti come importanti. Ma tutti i fatti sono importanti in un caso del genere. Dimenticate che stiamo giudicando James Stewart. Se un giorno dovessimo giudicare voi, sarebbe diverso. Voi dite che stavate andando a piedi a Edimburgo. Viaggiavate da solo? No, ero in compagnia di Alan Breck. Voi siete o estremamente ingenuo o estremamente il contrario. Io spero di essere solo estremamente onesto. Osserverete che io non scrivo ancora niente. Sì, milord. Allora insistete nel dichiarare che arrivaste da James Stewart in compagnia di un noto ribelle? Non vorrete che diventi spergiuro e lo neghi. Signor Balfour, vi dico chiaro e tondo che siete su una strada pericolosa per i vostri stessi interessi. Milord, siamo qui entrambi per servire la giustizia. Quando il colpo che uccise Mango Campbell fu sparato, James Stewart era vicino a me in cucina ed era disarmato. Ed è questo che siete venuto a testimoniare? Sì, milord, è questo. Signor Balfour, qui è in gioco una cosa importantissima. La vita di un innocente. Migliaia di vite innocenti. Vite che è mio dovere proteggere. Questo lo capisco. Ma non volete capire la nostra posizione. I Highlander si possono governare solo attraverso i Campbell. E uno di loro è stato assassinato. E sul terreno degli Stewart non hanno diritto alla giustizia? Sì, milord, ma non alla vendetta. Nelle Highlands la differenza è piccola. Non nella vostra coscienza o nella mia. Giovanotto, cercate di capire che questo è un processo politico. È politico. Se io permetto che questo delitto resti impunito, i Campbell si vendicheranno da soli e addio legalità. Impeditegli di farlo. No, non posso. Governo la Scozia con loro e nessun altro. James Stewart è una brava persona ed è innocente. E sono pronta a dimostrarlo al processo. Allora non vi chiamerò a deporre come testimone. Se voi non volete la mia testimonianza, la difesa sarà felice di averla. Vi chiedo di astenervi dal deporre. Siete il Lord Procuratore e mi proponete un reato? Signor Balfour, io difendo qui da questo tavolo gli interessi di tutto il paese. Lo vorreste mandare in rovina per proteggere la vita di un solo uomo? Quell'uomo è innocente. E se per provarlo la Scozia deve crollare, che crolli pure. Io non conosco altra strada. Vi rendete conto che se così mi piacesse, potreste passare la notte in galera? Milord, ho passato la notte in posti peggiori. Ho altre persone che aspettano. Tornate a vedermi domani. Ho la vostra parola che di tutto questo non parlerete con nessuno? Fino a domani, volentieri. Dunque avete acquistato un certo patrimonio. Non credete che dovreste acquistare anche un vestito? Avanti. Oh, mia cara, sei giunta proprio al momento giusto. Il signor Balfour, questa è mia figlia Barbara. Molto lieta, signor Balfour. Io stavo per uscire, papà. Allora puoi portarlo con te e aiutarlo a scegliersi un vestito e una spada degni di un gentiluomo. Ma io non ho denaro. Non preoccupatevi di queste sciocchezze. Vedrete che con mia figlia tutti vi faranno credito. E ora filate tutte e due e rammentate, signor Balfour, quello che vi ho detto. Avete sentito? Sì. Perché lo avete fatto andare via?
Temevo che a prenderlo con le cattive si irrigidisse. Altri si sono irrigiditi, al principio. Troppo zelo è dannoso come troppo poco, Simon. Questi non sono tempi da usare moderazione. E James Stewart deve essere impiccato. Non ci sono dubbi al riguardo. Il ragazzo dice che non è stato lui a sparare. Ciò conferma quello che ho sempre pensato, che è stato Breck. Breck non ha in nostre mani. No, non ancora, ma può caderci. Se li avessimo entrambi... Entrambi? Ce ne basta uno, Simon. Scusatemi, ma a volte penso che vostra signoria sia un po' troppo... Debole? Generosa. Mi avete incaricato di sostenere l'accusa. Lasciate a me il ragazzo. No, cambierà idea. Ne sono sicuro. Bravo ragazzo. Ecco il resto della somma. Charles Stewart ti augura buon viaggio. Scommetto che non vede l'ora di sapermi lontano. Beh, David, a me l'esilio e a te una vita felice. David, il cavallo, laggiù! Sei stato dal loro procuratore, t'avevo detto di non andarci. Ma non credevo che... Che cosa t'aspettavi? Non è mica un idiota. Sta lontano da lui e dimentica James Stewart. Non posso dimenticarlo. Gli voglio bene almeno quanto te. Ma è un uomo morto. Non puoi far niente per lui. Ora torna da Charles Stewart e trovatemi un'altra nave. E dove ci rivediamo? Qui? No. Verrò io da te, è più sicuro. Su, ora va. Avanti. Coraggio. Allora, è partito? No. Mi avevano seguito. Ci siamo salvati per miracolo. Maledizione! Altre noie, altre complicazioni, altri chiodi per la mia bara. Ci saranno più chiodi che legno il giorno che vi seppelliranno. Ho assunto la difesa di James Stewart.
Ma non la consideravate una causa persa in partenza? Lo è, ma non potevo dire di no. Quando la cornamusa suona, tutto il clan deve ballare. Che avete fatto con Lord Procuratore? Ha accettato la testimonianza? È chiaro di no. Non m'ero fatto illusioni. Volete testimoniare per la difesa? È rischioso, non posso negarlo, ma è mio dovere chiedervelo. Devo presentare l'elenco dei miei testimoni domattina alle 9. D'accordo, metteteci pure il mio nome. Ho qua il permesso per Miss Stewart di vedere suo padre. Ce la potrete accompagnare domani pomeriggio. Che facciamo per Alan? Gli procurerò un'altra nave. Andrew mi darà tutti i dettagli. Per un Lowlander con dei Campbell per amici, siete un ribelle formidabile. Intesi? Papà! Oh, papà! Papà! Catrione. Catrione. Figliola. Lasciati guardare. Non speravo più di rivederti. Charles Stewart è venuto qui stamani e mi ha detto che buon amico siete stato. Io non so come e perché lo siate divenuto, ma ve ne ringrazio. Che cosa ti hanno fatto? Niente, non preoccuparti. Ascoltami. Non abbiamo molto tempo. Io devo morire. No. Sì. Lo so. E voglio che tu ci sia preparata. Ma non l'hai ucciso tu, Campbell. Questo non fa nessuna differenza. Vogliono la mia vita. Ho parteggiato per il principe Carlo. Ma poi hai fatto pace con il re inglese. Sì, ma non con i Campbells. Non ci sarà mai pace per noi se non solleviamo di nuovo il clan. Quei tempi sono finiti. Dobbiamo mettere via le nostre spade. È già stato versato troppo sangue. Non piangere, su. Lo so. Questi sono giorni duri, ma non saranno sempre così. David testimonierà in tua difesa al processo. Non dovete farlo. Ormai il mio nome è sulla lista dei testimoni. Allora non presentatevi al processo. Non giovereste a me e fareste molto male a voi stesso. Me lo promettete? Dovete promettermelo. Sono confuso, signor Stewart. Non so che cosa pensare. Ero venuto a Edimburgo per dire quello che ho visto e da ogni parte vengo ammonito sulle disastrose conseguenze che ciò può avere. Non dirò che non ho paura, perché ho paura. Ma sono stato educato a credere che la legge significhi soprattutto giustizia e non quello che può far comodo a qualche potente. Quindi, ora non so. Non vi prometto niente, tranne che ci rifletterò. Siete nobile e generoso, David Balfour. Finché avrò un soffio di vita, mi ricorderò di voi e di quello che state facendo. Il tempo è scaduto. Thank you.
Per Diana, siete cieco? No, non sono cieco, forse lo siete voi. Siete voi che guardavate dall'altra parte. Io parlo al padrone. Non parlo alla serva. Bene. La questione va risolta fra gentiluomini. Dai vostri modi non vi si direbbe un gentiluomo. Ma se è questo che volete... Oh, David, no. Hector Duncansby ai vostri ordini. Se volete seguirmi... David, non fatelo. Raccoglietela. Questo non è battersi. Non sapete neppure come si tiene in mano una spada. Scusate se non posso darvi miglior soddisfazione. Non siete voi che mi dovete dare soddisfazione, Balfour, ma qualcun altro. Io sono un ufficiale e un gentiluomo e non commetterò un assassinio. Neanche per il Lord Procuratore. Hai sentito, David? Ha tentato di farti assassinare. Ci uccideranno tutti. Beh, ragazzo, sei ben sistemato qui. Altro che la mia capanna. Che notizie della nave? Ne parte una domani l'altro. Ti verranno a prendere a Gillen's End. Sai dov'è? Sì, lo so. A che ora? Al tramonto. Bene. Alan! Katie, il mio cuore è esultato quando ti ho visto entrare in quel negozio. Quella è la mia colazione, vero? La divideremo. È magnifico. David, vedo che come temevo sono un visitatore poco gradito. È per questo che ho preso la precauzione di portare mia figlia. Buongiorno, signor Balfour. Io gli permetterei d'entrare. È venuto per scusarsi. Sono certa che questa sarà l'unica volta in vita vostra che riceverete le scuse di un Lord Procuratore. Miss Catriona Stewart. La figlia di James Stewart.
Lord Grant, Miss Grant. David, il vostro nome sull'elenco dei testimoni ha fatto perdere completamente la testa a Simon Campbell. È stato lui a organizzare quello sciocco, futile attentato alla vostra vita. Io non c'entro affatto. Forse è stata questa la mia fortuna. Vostra signoria è ben nota per non commettere sbagli. Giovanotto, sono venuto qui per offrirvi una spiegazione, non per diventare il bersaglio del vostro sarcasmo. Scusate se ho urtato la vostra suscettibilità. Ma se Simon Campbell ha mancato il suo attentato contro di me, voi non mancherete il vostro contro James Stewart. È chiaro che corro meno rischi con lui. Voi non sapete quale sia il vostro vero interesse. Vivete secondo regole semplici, David, perché il vostro mondo è semplice. Ma chi difende quel mondo per voi? Io. Chi vi permette di praticare la vostra religione a piacer vostro? Ancora io. Se il re deve piegarsi alla legge invece di essere al di sopra di essa, lo dovete a uomini come me, non a degli Highlander selvaggi come gli Stuart che credono ancora al diritto divino dei re. Ho visto dei Campbell selvaggi quanto gli Stuart. È vero, ma sono selvaggi dalla parte giusta e gli Stuart da quella sbagliata. Sono un Highlander anch'io, signor Balfour. Non conosco uomini migliori in questo mondo, ma sono 500 anni in ritardo sull'Inghilterra. Sono un popolo tribale e devono essere portati nell'ambito di uno Stato unitario. In queste isole è stata combattuta per secoli una grande lotta della quale voi non vi rendete quasi conto. Una lotta per piegare il diritto assoluto dei re, e io credo in questa lotta. Se un passero deve cadere perché una lodola si innalzi, allora ben cada il passero. Io non so controbattervi. Avete la risposta a domande che io non mi sono neanche posto. Ma se la conclusione di questi ragionamenti è che James Stewart deve essere condannato, dico che non sono giusti. E forse l'avreste detto anche voi, una volta. Io desidero proteggervi. Non so neanch'io perché, ma voi non accettate consigli. Non ci tengo più di voi a vedere impiccare James Stewart. Potete impedirlo. No, non posso. Ma c'è uno che lo potrebbe sostituire. Se lo avessi nelle mie mani. Alan non è più colpevole di James. Credo che sia l'ora di andare. Sento una gran pietà per Alan Breck. Il futuro della Scozia non dipenderà mai più da degli esaltati del suo stampo. Sogna nuovi Culloden. Era meglio per lui morire sul campo di battaglia che finire i suoi giorni in qualche squallida locanda francese. I miei rispetti, Miss Stewart. Arrivederci, Miss Stewart. Arrivederci, signor Balfour. Riflettete su quanto ha detto mio padre. Quel rinnegato traditore dovrà pentirsi di ogni sua parola. L'hai ucciso tu, Mango? Mi credi capace di una tale idiozia? Al diavolo anche il Lord Procuratore. Il porridge si è bruciato. Credo desideri che vi avviciniate. Vuole dirvi qualcosa. Manda fuori il dottore. Le dispiace, dottore? No, no, certo. Cosa c'è, zio? Io ti volevo dire... Sento che non ti chieda troppo. Ora è tutto tuo, David. La casa è tutta la terra.
Non voglio che ti presenti al processo. Sarebbe atroce perdervi tutte e due. Anche mio padre dice che non lo puoi aiutare. Non ti lascerò andare. Non andarci. Te ne scongiuro. Cosa dovrei fare allora? Ma restare qua. Ci lasceranno in pace. Sì, ci lasceranno in pace se io mi arrendo. Ci lasceranno in pace se resto qui sepolto, cieco, sordo e muto. Io non sono d'accordo con Alan. Ma per quello in cui crede lui è pronto a morire. E lo sono anch'io. L'ho imparato da lui. Cuginetta, che cosa ci fai qui? È successo qualche contrattempo con la nave? No, non si tratta della nave. Alan, glielo devi impedire. David domani andrà al processo a testimoniare. E non era questo che volevi? No, li perderei tutti e due, sarebbe tremendo. Devi far evadere mio padre. Non essere scema, Katie. Dal castello di Edimburgo? Tu lo puoi fare, sei l'unico che lo possa fare. Io ho un piano. No, non ne parliamo nemmeno. Devi essere impazzita, la tua mente è sconvolta. Ma Alan, papà è innocente. No, non rischierò la vita in un'impresa così folle. E per chi? Per James? Cos'è lui per la Scozia? Cosa farebbe per la Scozia se lo liberassi? Se non sotterrare le armi e lasciarle arrugginire? No. Non dovresti pensare a tuo padre ora. Ma alla Scozia. La Scozia, cugina. Lo sai cosa significa? Ma non è stato lui, Alan. Non è stato lui. Non l'ha ucciso lui, Mango Campbell. Tu non hai mai lasciato la Scozia. Non sai cosa vuol dire morire di nostalgia per la dolce, profumata aria delle Highlands, per i laghi e le brughiere, per il suono delle cornamuse, melanconico e solenne. Oh, Alan, Alan. Vorresti offrire tutto questo agli inglesi su un vassoio? Perché questo farebbe James. Ma non io. Io vado in Francia, dove ci sono altri, in attesa del giorno che solleveremo di nuovo i clan. Sì, Stuart e Cameron, Eppin, clan Chattan, Fraser e Atoll, clan McIntosh e Lochiel, uomini valorosi che aspettano il giorno della riscossa. Gliel'ho promesso che saremmo tornati. Vorresti che li tradissi? Non lo farò. Non per James. Darò la vita per la Scozia, ma non per lui. Va bene. Morirai per la Scozia, ma chi te lo chiede? A che serve ormai? È finita, Alan, non lo capisci? Finita, finita. Non c'è più speranza. Non è finita. Non ancora. Noi torneremo. Aspettano il nostro ritorno. Sono sicuro che l'aspettano. Gran pietà per Alan Breck. Era meglio per lui morire sul campo di battaglia.
Lo vuoi capire che non ci sarà una prossima volta? Che è una causa persa la sua? Non è stato lui, Anna. Non è stato lui. Ti ha raccontato come sono morti i vecchi soli e abbandonati in camere d'affitto. È stato versato troppo sangue per la causa degli Stewart. Ma non è stato lui, Anna. Non l'ha ucciso lui, Mango Campbell. Non riesco a capire. Avrebbe già dovuto essere qui. Non è ancora arrivato. Non possiamo aspettare. È questione di minuti, non può tardar molto. Alt, chi va là? Alan, Breck, Stewart. Voglio parlare col governatore del castello. Thank you.